Un videogioco italiano a cavallo tra Zelda per il gameplay e Studio Ghibli per quanto riguarda l'aspetto artistico. Baldo, The Guardian Owls, era davvero atteso, ma ci ha convinto? Ecco cosa ne pensiamo e se ve lo consigliamo. 42. Avventurieri e cercatori di belle storie e sensazioni dai videogiochi, ben ritrovati da Giacomo. Baldo, The Guardian Owls, era un titolo davvero molto atteso che da anni aveva dato notizie di sé e nella community si era fatta davvero attendere, perché oltre a essere un titolo italiano di Naps Team, che sono attivi fin dai tempi di Amiga, aveva davvero questo aspetto molto interessante, sia per la grafica, stile opere di Miyazaki, molto cartunesca. Chi ha giocato a Ni no Kuni sicuramente ritroverà quel look and feel davvero molto interessante, e per la giocabilità che prometteva di darci ore e ore di tipo Zelda con puzzle, dungeon, esplorazione di un mondo aperto. È andata bene? Vediamolo! Baldo viene presentato dai suoi sviluppatori come un'avventura in un territorio magico con tanti misteri da svelare, enigmi impegnativi, dungeon da esplorare. Baldo, il nostro protagonista, è il classico ragazzino dal cuore puro che dovrà salvare il mondo. Non vi dico di più perché la trama si sviluppa in maniera molto carina, lineare. Non ci viene dato un grande background all'inizio, anzi veniamo buttati proprio nel mezzo dell'azione senza troppi filmati, e questo insomma può piacere o meno, ma è una scelta interessante. Il titolo, che ha testi completamente in italiano e in tantissime altre lingue, si trova su PC, console, iPad, iPhone, Apple Arcade, e lo potete naturalmente trovare a un prezzo molto conveniente. Il comparto tecnico-artistico va detto subito che si presenta in maniera eccellente. Colorato, vario, fluido, gira a 30 fps in maniera veramente egregia e evoca sensazioni di un anime dei tempi andati. I modelli dei personaggi non fanno gridare particolarmente al miracolo, ma il mondo è davvero ben fatto, molto vario. Andando avanti nel gioco ve ne accorgerete, tantissimi dettagli, illuminazione sempre ben fatta, c'è qualche sbavatura qua e là, ma sinceramente nel complesso non ci farete caso perché sarete troppo impegnati ad ammirare tutti i colori e i dettagli che ci sono in giro per il mondo. Idem per le musiche, realizzate davvero sul solco di Joe Hisaishi e Ni no Kuni. Chi ci ha giocato sicuramente si sentirà a casa. Poche ma buone, varie, che si alternano sia nei dungeon che nel mondo esterno e ci accompagnano piacevolmente senza fare troppa sensazione di ripetizione. Per quanto riguarda le console, c'è da dire che l'abbiamo visto girare piuttosto bene. Io ho giocato da PC con un pad, non ho riscontrato particolari problemi. Sì, ci sono dei bug, qualche piccolo bug che c'è anche nel menu, ad esempio qualche sbavatura, alle volte in sé il personaggio si muove in maniera un po' lenta e la risposta può essere un po' ostica all'inizio. Ci dovete prendere la mano, ma questo è un trait d'union per tutto il gioco, ogni aspetto di gioco. Dovete davvero impegnarvici, passarci delle ore, entrare nelle sue dinamiche e sicuramente riuscirete a trovare tante ore di divertimento come è stato per me. Quindi non scoraggiatevi nella prima ora, nelle prime due ore, perché è un gioco che chiede ma vi restituisce anche. Un consiglio: fate tutte le missioni, anche quelle secondarie, perché vi daranno dei power up e dei potenziamenti che sono molto molto utili per il prosieguo dell'avventura. Avrete capito, e me la sento di consigliare, che Baldo The Guardian Owls è tagliato su misura per chi ha vissuto la grande stagione dei puzzle, adventure, RPG anni 80-90, che sicuramente si ritroveranno a casa anche per la difficoltà di alcuni passaggi, anche un po' intrinseca nel affrontare i nemici, che potrebbe risultare frustrante per molti giocatori, non per chi è un vecchio giocatore come me, ahimè, ma sicuramente anche per chi cerca una sfida impegnativa. I puzzle stessi vanno risolti con un po' di logica, diversi tentativi, vi ritroverete a entrare e uscire dalle stanze per resettare le configurazioni, ma questo per me è un punto in più. Per qualcuno potrebbe essere difficile, ma se devo dirvi, scegliete questo titolo, ve lo dico se siete pronti, ok, a sbattere la testa contro il muro, sia negli scontri con i boss e con i
alcuni nemici che per i puzzle, perché non è una difficoltà estrema, ma vi darà del filo da torcere e troverete del pane per i vostri denti. Un altro aspetto che potrebbe indispettire qualcuno è la quasi totale assenza di praticamente tutorial. Non ci sono indicazioni su come fare le cose, manco su come iniziare alle volte, quindi alcuni potranno sentirsi spaesati, mentre magari i videogiocatori più esperienziati potranno trovare questa cosa stimolante e gli darà la voglia di scoprire tutto provando, sbagliando e andando in giro. Anche qui ovviamente la ricezione potrebbe essere ambivalente, ma io ve lo dico così sapete a che cosa andate incontro. Insomma, non mi aspettavo di trovare quello che almeno per le prime ore è stato una sorta di Zelda ibridato con un Dark Souls, perché davvero avevo voglia alle volte di lanciare il pad contro il muro per l'incazzatura per alcuni nemici boss, soprattutto che mi sembrava di aver sconfitto poi più per caso che per strategia, anche se poi quando hai capito la meccanica, il funzionamento di alcune strategie, poi riesci ad aggirarli e a superarli. Questo può essere un difetto come un pregio, perché è davvero un gioco che non ti regala niente, ti fa imparare molto bene i tempi e i movimenti di ogni personaggio e di ogni nemico, e alle volte ti punisce senza neanche che sia troppo colpa tua. Questo però naturalmente è stato il fondamento di tantissimi giochi dell'epoca d'oro e io non me la sento di bocciarlo, perché il gioco, Baldo, ha veramente una sensazione di quella che è la vecchia scuola degli action RPG. Chi ha giocato a Gauntlet, insomma, non gli devo sicuramente insegnare niente. Quindi, ve lo consiglio se cercate una bella storiellina fantasiosa in un mondo molto grande, tutto da esplorare. Non avete paura della difficoltà, non avete paura delle sfide, non avete paura dei puzzle su cui ogni tanto dovete sbattere la testa nel muro. E non avete paura magari di scontrarvi con qualche bug che potrebbe essere fastidioso, ma nulla di insormontabile, almeno all'inizio, che sicuramente verrà corretto nei prossimi tempi, o magari mentre guardate questo video, magari dopo qualche tempo saranno già stati corretti. È un gioco per me da provare, non solo perché è italiano, anzi, se un gioco è un gioco bello, indipendentemente che sia italiano, straniero, non conta niente. E sicuramente l'aspetto tecnico-artistico conta molto per la piacevolezza di questo titolo. Se vi è piaciuto Ni No Kuni, se vi piace lo Zelda vecchio stile, Link to the Past e gli altri, apprezzerete questo titolo, di cui vi ripeto bisogna avere pazienza, ma può regalare soddisfazioni. Ha una bella storia, ha dei bei personaggi molto carini, colorati, e sicuramente potrà dividere ma anche dare molta soddisfazione. Noi ci sentiamo alla prossima, ciao da Giacomo. Se ti è piaciuto questo video, pollice su oppure pollice giù, commenta, dimmi la tua, dimmi quale gioco vorresti vedere affrontato in futuro, magari anche una vecchia gloria, e ci sentiamo alla prossima, ciao!